Sono Lorenzo Renzulli del Comitato Tecnico Scientifico della Dan Venisser Gallery e oggi ho il piacere di avere qui con me il maestro Sandro Pavan. Io conosco l'opera del maestro in particolare per le sue vedute di mestre, della mestre storica, una sorta di diario per immagini, di vera e propria storia di quella che è stata l'evoluzione urbana della città di Mestre nel corso degli anni, una città viva che quindi si evolve nel corso del tempo. E le sue opere sono come delle fotografie, delle immagini, delle istantanee di alcuni momenti storici precisi che ci raccontano questa città. Ma ovviamente non è stata solo Mestre a ispirare le opere del maestro, che si è dedicato a molti dei paesi, delle città, in particolare del Veneto, ma anche a altri soggetti, occupandosi anche di tematiche di cronaca che lo emozionavano, lo colpivano in qualche modo, perché ovviamente l'artista è in genere una persona particolarmente sensibile e che quindi reagisce, risponde con la sua arte, con la sua creatività alle sollecitazioni che il mondo gli va a dare. E questo artista è un artista estremamente generoso, impetuoso, istintivo, dove è evidente, insomma, nelle sue opere che riesce anche in alcuni casi, complice un inevitabile percorso di evoluzione, di sintesi che c'è stato nel corso degli anni, partendo da rappresentazioni un po' più realistiche, in quelle più mature, anche con poche pennellate, con pochi tocchi di colore, riesce a dare una resa delle sue vedute non tanto mimetica, ma comunque efficace, comunque a fotografare quella che è un'atmosfera generale dell'opera, dell'ambiente, che è quindi sempre riconoscibile nelle sue immagini. Volevo sapere dal maestro quali erano state le tappe principali del suo percorso creativo, artistico, quando e come ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell'arte e come si è evoluto il suo modo di fare arte nel corso del tempo. Sì, bisogna dire anche un po' diciamo di coraggio, ecco, dai, perché vedevo i pittori, allora mi invitavano in gita con dei pittori, ma non avevo ancora le prime armi. Io mi mettevo là col cavalletto e mi ricordano sempre dei pittori che purtroppo, poveretti, sono morti. Mi fa, ma hai il cavalletto nuovo? E la no, no, ho detto il secondo che cambio. Cercavo di salvarmi. E allora, sai, intervenivano sul verde, intervenivano. E io, ottimo, perché era sempre Certo. studio per me, no? Sempre meglio accettare, sempre, parliamo di 40 anni fa, diciamo, ecco, dai. E dopo, con varie, ma tante, tante temporanee, veramente, guarda. E siamo andati sempre, i sbagli mi ricollegevo io, addirittura davamo il fondo mi dicevano da darmi un fondo in un modo. E dopo invece io ho capito che il fondo è meglio sempre, io usavo sempre l'ocra con un po' di bianco, in modo che hai il fondo già preparato, che ti fa più luce, più tutto. Ognuno dopo abbiamo le nostre Certo. tecniche, è vero. Ecco, da figurativo, che ero più figurativo, ho detto devo avere il coraggio di spezzare di più, ecco, dai. E dopo tante temporanee, dai. Allora siamo Certo. andati solo 10 volte a Lecce, andò. Si partiva alle 7, si beveva il caffè a Bologna, eravamo alle 7 di sera, solo che c'erano i pittori, quello da per esempio da Napoli, da Roma, erano più vicini a Lecce, no? Ma noi da Venezia. Era un bel viaggio, insomma. E ci davano 3 giorni là di ospitabilità, sarebbero 5 col viaggio, però non sono ferie, ecco, dai, diciamo. Allora quelle 2 o 3 ore libere, si andava magari Santa Maria di Leuca, facevamo l'altro giro, dove che c'è, eravamo in Ardò, diciamo, però c'è tanto da vedere. Certo. Eravamo vicino Gallipoli, ecco, un po' di pesce C'è buono si tanta mangiava, ecco. bellezza da raccontare, Sì, diciamo, ecco, certo. diciamo, è una vita così bella anche, diciamo, con le estemporanee, perché abbiamo ancora contatti con i pittori di Verona, di Trento, è bello però perché ci si ricorda sempre. Certo. Poi oltre alle tele che appunto nascono all'aperto, no? Sì, Plein air. te la senti?
Lei ha realizzato anche dei murales. Sì, esatto. Il paese delle farfalle abbiamo fatto i murali. E allora là sono andate perché loro ci preparano impalcature, il comune manda l'uomo con i colori in barattolo, diciamo, sempre sull'acrilico, loro preparano il muro, danno il fondo e là, fai il primo murale, mi ricordo appunto del paese delle farfalle, ho fatto il paese intero, no? E con la veduta che era appena venuto il terremoto, parliamo nel Friuli ancora, certo. Anni passati, no? E ho messo il tema sulla forza che hanno avuto anche sul lavoro. Ecco, è piaciuto per questo, dai. La forza di rialzarsi. Sì, dopo sono andato a Ferrarese, che ho detto alla mamma di Sgarbi, certo. Che è stato bello anche là. Solo che là ci siamo un po', perché non avevamo imparcature e niente, abbiamo dovuto aiutare. Sì, bene, se su che, perché è sempre, ecco, sulla vita un po' in movimento, dai. Certo. E uno ce l'ho, e dopo l'ho fatto anche all'Istituto d'Arte, dove che c'erano i murali, c'erano gli spogliatoi, tutti i corridoi, ecco, là mi sono, solo che là facevo col gesso. Quei gessi colorati, sì, tutti in velocità, e dopo davo il fissante, sì, fissativo. Certo. Ma è bello così, dai. Certo, insomma. Una lunga... Il chiosco dell'Istituto d'Arte l'ho fatto con la neve e anche con... e uno c'è la casa del preside e uno là, quello là che ho fatto grande, ce l'hanno sempre là e ho piacere perché quando vado a aiutare, cioè aiutare, vado a trovarli, che è tanto che non passo più, almeno ti vedi anche quello che è sempre ricordi. Si ritrova un vecchio amico, diciamo. È sempre ricordi, vero? Certo. Poi Campo Santa Margherita, abbiamo tanto lavorato in Campo Santa Margherita, c'era un concorso di pittori in alchilico e abbiamo tanto, adesso ormai ho pensato, guarda, tutti quei vecchi negozi che c'erano, c'è solo un po' di, sentiamo, non solo, cioè delinquenza, diciamo, e Campo Santa Margherita è sempre sul giornale, vero, tra le forze dell'ordine, credo che, specialmente gli abitanti, po', ma una volta era bello, guarda, Venezia era tanto bello, guarda, veramente. Qui siamo alla Venice Art Gallery e quindi volevo, prima di salutarla, farle una domanda sul suo rapporto con questa galleria del nostro territorio. Come l'ha conosciuta? Quando ha iniziato a collaborare? Sì, come dicevo appunto, è 2-3 anni che ci conosciamo appunto con la Elena e abbiamo fatto altre non solo qui, perché ha portato tanto il nome qui la Elena e ha portato anche il nome a Venezia. Abbiamo la Santa Fosca, certo, abbiamo cioè altre cose sempre vicine sul nostro Veneto, però ha avuto tanto spunto, diciamo, dai, ecco, dai, che appunto l'arte ha sempre bisogno, no? Come dicevo, specialmente mestre. Certo. Ne abbiamo di bisogno, siamo orgogliosi, dai. La ringrazio, maestro, è stato un piacere. Grazie a lei. Grazie.